Il duca e la duchessa di Windsor furono incoronati da Jimmy Donahue, un socialite di New York City con cui Wallis aveva avuto una relazione extraconiugale, in HIS Book, Traitor King, Andrew Lowney Chronicles, The Life of King Edward VIII and HIS Wife Wallis Simpson After the Abdication. The Duke and Duchess of Windsor were exiled from Britain after Edward chose to give up the throne in order to marry the twice-divorced American socialite. Edward and Wallis spent most of their time in France, residing in a luxurious private estate just outside of Paris. And as Mr. Lowney discovered, the couple were even a subject of interest to intelligence services there, with the discovery of unknown fill suggesting that there was ongoing observation. Some of the reports compiled by French spies shed further light on Wallis' relationship with Jimmy Donahue, a known playboy who had befriended the Windsors in 1950. Donahue era l'erede della fortuna della famiglia Woolworth e visse una vita stravagante nel cuore dell'alta società di New York. Fino a quando non ha incontrato Wallis, le attività romantiche di Jimmy erano esclusivamente omosessuali. Era un uomo gay che viveva in un'epoca in cui l'attività omosessuale era ancora illegale, quindi, come stabilito dagli addetti stampa, veniva spesso visto con donne escort. Jimmy ha affermato di aver avuto una relazione di 4 anni con Wallis, un'affermazione che è stata verificata da Lady Pamela X, figlia del conte Mountbatten di Burma, cugino del duca di Windsor. Il signor Lowney ha scritto: Jimmy ha incuriosito Wallis con il suo comportamento imprevedibile e sgargiante e il fatto che fosse l'opposto di suo marito. Dove Jimmy era spensierato e impulsivo, il duca era organizzato e preciso. Laddove Jimmy era generoso, il duca era spilorcio. Dove Jimmy era eccitante e allegro, il duca era noioso e depresso. Laddove il duca le ricordava la sua età, Donahue la faceva sentire di nuovo giovane. Tashi hanata o tsure salitai.